Conoscete il ciclo delle ninfee di Claude Monet all'Orangerie a Parigi? Furono offerte allo Stato francese dal pittore stesso il giorno successivo all'armistizio dell'11 novembre 1918, come simboli di pace. Esse vennero installate nel 1927, pochi mesi dopo la morte di Monet. André Masson nel 1952 la definisce la Cappella Sistina dell'impressionismo. Monet aveva progettato un ambiente che accogliesse ad abbraccio il visitatore. Monet è uno dei più celebri pittori dell'impressionismo. Considerate che il movimento prenderà il nome proprio da una delle sue creazioni, Impression Soleil Levant, datata 1872, presente al Museo Marmottan, sempre a Parigi. Dal 1874 partecipa alla maggior parte delle mostre impressioniste e nel 1883 si stabilisce in Normandia, a Giverny. Dalla fine dell'ultimo decennio dell'Ottocento fino alla sua morte, avvenuta nel 1926, si dedica al ciclo delle ninfee, di cui il Museo dell'Orangerie possiede un insieme unico. Lo spettatore ha l'illusione di un tutto senza fine, di un'onda senza orizzonte e senza riva. Secondo le stesse parole di Monet, trasformando le ninfee dell'Orangerie in un'opera senza paragoni nel mondo.